Sei di Augusta, se sei Antonello Costa, ecco un nostro concittadino romano ormai, però viene qui ad Augusta di tanto in tanto, che ci porta un saluto romano, nazionale, italiano, no, perché Antonello Costa ormai è un attore che va in giro per tutta Italia, vero Antonello? Sì, per le metropolitane faccio le sagre dei funghi porcini. Comunque ti vorrei correggere, io non sono romano, sono di Augusta, sono siciliano, esattamente di Augusta, e ci tengo sempre molto, perché lo dico dappertutto, a Milano, a Torino, a Napoli, in Puglia, bravo, in Calabria. Io dico sempre, sono Antonello Costa di Augusta. Senti, per questo vi stiamo chiamando, importante, perché sei di Augusta, e noi stiamo realizzando un sì, happy augustano, tutto augustano. Wow. E stiamo invitando bellissimo, appunto, le personalità di Augusta, che sono affermate un po' in tutta Italia e anche all'estero. Ora vediamo anche poi di metterci in contatto con Boston, Massachusetts. E Antonello, wow, quando tu dici che sei di Augusta, io non so, però io sono affermato, staccato. Io sono affermato, cioè, che mi ha fermato la Guardia di Finanza, nel senso, o la polizia. No, non ho capito. Senti, abbiamo problemi qui, sti satellite. Quando ti ha fermato, sì, la Guardia di Finanza, ti hanno trovato, sì, io ho detto, per caso forse, no, ho detto, evasione, se no? Non sei evaso? No, io evaso al limite di notte, quindi evaso di, ecco, notte. Però ho detto, sono amico di Giorgio Casole. E mi hanno fatto lasciare, e mi hanno lasciato andare via. Hai visto? Sì. Verissimo. Senti, Antonello, tu sei stato recentemente qua, no? E io vengo visto quando posso. Cosa ti è sembrato? Vuoi la verità o una battuta? Ma forse è meglio tutte e due, vediamo. Prima la verità e poi la battuta, dai. Allora, la verità è che io rimango sempre sconcertato. Io vengo spessissimo, per me Augusta è uguale vacanza, nel senso che lavorando tutto l'anno in giro per l'Italia con gli spettacoli, portando l'allegria in giro per l'Italia, quando sono in vacanza io adoro venire ad Augusta. Ho casa con i miei, quindi vado al mare a pescare a brucoli, tutti quelli che mi incontrano lo sanno, vado in giro per Augusta, faccio la spesa, faccio le cose che fanno tutte le persone normali, cioè quelle che hanno un lavoro normale, che vanno, hanno una vita con la famiglia, con i figli. E Augusta credo che sia la città con i prezzi nei supermercati più alti d'Italia. Io non ho mai visto, io vivo a Roma da 20 anni, anche la benzina costa molto di più di Roma, questa è una cosa allucinante, io non so com'è possibile che nessuno, io lo dico sempre a tutti, noi la produciamo, noi viviamo tutti i problemi dovuti all'inquinamento da quando siamo nati. Io sono del 70, quindi ho 43 anni, ho passato i miei primi 18 anni tutti i giorni ad Augusta. E vengo sempre, ho respirato il veleno per 18 anni e quando vengo giù respiro ancora il veleno e non so, e paghiamo la benzina più di quella che io pago a Roma, sì, ed è incredibile. Infatti è un tasto dolentissimo questo per tutti noi che... Però io faccio il comico, attenzione, io faccio il comico, non lo dico, io voglio fare il comico, non voglio fare, però è allucinante, guarda Giorgio, fai la spesa ad Augusta, hai i prezzi più alti di Roma. Qualcuno potrebbe dire, sai, là ci sono tanti altri supermercati, grandi centri commerciali, il prezzo si abbassa. Invece Augusta non è un paese, Augusta è una città con 50.000 e passa abitanti, è enorme Augusta, non è piccola. Certamente non è un paese, ogni volta che terra, non c'è dubbio. E io ogni volta che faccio una spesa, perché io adoro fare, ripeto, le cose normali, mi piace raccogliere olive, vado, raccolgo le arance, semino il pomodoro con mio papà, coltivo l'uva, faccio delle cose che mi riempiono di gioia, respiro il sole, guardo e vivo la Sicilia, i colori, gli augustani, i siciliani, però questo è allucinante, io non ho mai visto dei prezzi così alti, io lo dico, quando faccio la spesa glielo dico sempre alla cassiera, che mi dice, ma io che c'entro? La cassiera, ma parliamo di, ma sai, adesso sono poverino, ma parliamo di un euro, le cassiere, ma abbiamo anche questi problemi adesso, Giorgio, parliamo di un euro, due euro in più a prodotto rispetto a Roma. Parliamo anche i sacchetti di plastica a 7 centesimi, 10 centesimi, 25 centesimi, dai, un sacchetto, mandamene un chilo, ne voglio, vabbè. Se me lo mandi. Senti, parliamo d'altro, Antonello, parliamo di cose adesso, però la battuta che ci deve fare ridere qual è? Ti è venuta in mente? Ah, e che ne so? Ma no, non mi è venuta. No, perché io Augusta ho un rapporto fantastico. Certo. Io odio amore. Lo sanno
No, no, solo amore, perché dopo odiare Augusta, Natali, poi io ti sanno pochi. Aspetta Giorgio, io vado in giro, sì, e vado sempre a casa mia a via 10 Ottobre, dove sono nato, andavo, dove stavo prima a via Epicarmo. Mi piace frequentare i luoghi dove ho vissuto da bambino o andavo in giro con gli amici di Augusta, al Faro, mi piace moltissimo. Senti, però una battuta non la vogliamo buttare in politica, una battuta però forse l'hai fatta una volta quando avevamo l'ultimo sindaco che tu sai come si chiama, non la buttiamo in politica, però tu una volta la battuta l'hai fatta, era presente lui, io me lo ricordo benissimo, eravamo nel cosiddetto teatro comunale e tu gli hai fatto una battuta e lui su diventò terreo in viso. Terreo è bellissimo. No, non me la ricordo, parliamo di 7, 8, 10 anni fa. Come la battuta? La battuta era Carruba, sì, vabbè, il sindaco. Senti, che si chiama Carruba, sì. Antonello, questa iniziativa è appunto, si chiama Happy, come abbiamo detto prima. Cosa ti sembra di questa iniziativa? Siamo qui un pugno di amici, gente che viene anche da Reggio Emilia, ha sposato un nostro concittadino che vuole in qualche modo rivitalizzare Augusta e soprattutto il centro storico. Siamo in Piazza Duomo, infatti, in questo momento. Che meraviglia! E tu pensa che è bellissimo, Augusta ha bisogno dei giovani e di iniziative di questo tipo, tante. Augusta ha una serie di artisti fenomenali, Fiorello in primis, ma Beppe Fiorello, Roy Paci, Barbara Tabita, abbiamo tenori, registi. Augusta ha una... e noi, io come me, sono nati tutti ad Augusta e lì hanno iniziato. E io ricordo che ho fatto due o tre cortometraggi ad Augusta, tu lo ricordi come benissimo, no. Avevo 18 anni, servono ragazzi volenterosi che vogliono fare, organizzare delle cose belle per Augusta. Io non sono un po' restio a quelli che dicono, ma sai Augusta è una città morta, non c'è nulla. Evidentemente chi ci vive non ci mette tanta energia, tanta allegria, è molto facile stare a casa e guardare gli altri e criticare. Io dico sempre, poi nel mio ambiente non fanno altro che guardare per criticarti, no? Per quello che fai, per quello che non fai, ma perché così e così. Io dico sempre che se tutti quanti impegnassimo il tempo che mettiamo a guardare e a criticare gli altri, lo impegnassimo per fare delle cose per noi e per gli altri, saremmo tutti meglio. E forse l'applauso. Augusta in questi anni... Vediamo, ecco, l'applauso! Hai visto? L'applauso è venuto fuori spontaneo. Ma io non vedo nessuno. No, abbiamo già una cracca tutta per te. No, ma... Senti Antonello, grazie. No, adesso cosa vero, stai dimmi. Portando in teatro? Cosa stai preparando? Guarda, vabbè, questa è una foto bellissima che mi hanno fatto col naso rosso, sembra un clown, vedi, sì, col cioccolatino, sì, bellissimo. Sì, sì. E adesso aspetta che mi devo, non ti muovere, no, aspetta qua. Giorgio, non te ne andare, questo è lo spettacolo che si chiama All In. Tu sai che all in vuol dire tutto dentro, sì. Non è uno spettacolo porno, ma all in, che cioè, il giocatore punta tutto quello che ha davanti. E io festeggio i miei 25 anni di carriera, perché ho iniziato nell'87, visto che siamo ad Augusta, ero col Teatro Minimo. Sì, tu sì, sai di chi, più amato, sì, Giuseppe Amato, bravo, molto bene. Esatto, io facevo il genitore, avevo 15 anni e a 17 anni ho debuttato in una commedia che era Il passaggio della Beresina, al Teatro della Marina Militare, sì, 1987. Il Teatro della Marina avevo Militare 16 è stato anni. Sempre con noi, sempre. I nostri talenti. Hai ricordato Fiorello nel 77? Fiorello calcò il palcoscenico del Teatro della Marina Militare proprio con me. Allora, 25 anni di carriera di Antonello Costa. A sto punto, scusate, pazzesco. Un altro applauso. Scusa, ci vuole, no? Come... Un altro applauso. Ah, grazie. Antonello Costa, 25 anni. Volevo, io non so bene, io seguo poco la politica e me ne dolgo, però non so il sindaco, se c'è il sindaco o no. Però una città di commissariamento. Abbiamo tre commissari. Ci hanno commissariato. Dovremmo andare Manco a votare uno, perché per Augusta ci vogliono tre. Con comodo votiamo, ma possiamo aspettare pure il 2020. E lo dico amaramente questo, una città
che non ha un teatro è una città che non vive la cultura. Ed è allucinante che il teatro del liceo, il teatro comunale, che sarebbe poi il teatro di Augusta, è chiuso per restauro. Adesso, questi giorni si stanno lavorando, almeno questa è una buona notizia. Ah. Dopo 4 anni, no, ma dopo tante denunce, un muratore ogni mese, un muratore al mese. Però questo è importante, il teatro è fondamentale per una città, è fondamentale, quindi è incredibile. Spero che si apra presto, spero che Augusta torni al fiorire di una volta. Vuol dire che dobbiamo organizzare io vengo spesso con te e con altri di Augusta. Grazie allora volentieri. Io, per questo tuo intervento. Ciao, io finisco a maggio, il 18 maggio finisco il tour, sì, col teatrale, poi vado in giro fino al 25, credo che a fine maggio per una quindicina di giorni starò ad Augusta, vado al mare. Qualcosa. Grazie Antonello. Alla grazie. Badiazza vado. Ciao. Intanto in bocca al lupo. Ciao. Ciao, grazie allora. Ciao. Grazie, ciao. Com'è venuta? Ciao.